siamo tornati! Vi è piaciuto, yes, piaciuta la mia playlist? Era, guarda, mi è piaciuta? Mi ha rilassato molto a volte. Era... A volte è stata molto rilassante. Quando in chat mi avete visto ridere perché ho fatto il primo cambio con gli Attila, c'era Totta che va, Cristo Dio Madonna! È stato molto... veramente molto... cacata nel pantalone. È stato veramente, veramente... Io, scusami. Cosa? Posso... Eh? Posso chiederti il perché? Grazie. Cosa? Molto gentile. No, niente, niente, tranquillo. Ok, chiedevo. Niente, okay. Niente. Grazie mille Zio Pera per l'ottavo mese, grazie mille Mitriaco per il Prime, grazie Bloody Moon per il Prime, grazie Omega Griffer 17. Oh no, ce l'ho adesso io il coso che mi parla. Ishigami Domi per il quinto mese, grazie Fogo Ray per il sesto meme. Ma che cazzo, Bertra? Bertra, che cazzo ti sei? Toglilo. Basta. Toglilo, Bertra, e andiamo avanti. Leo, io ti odio, io ti... Cosa? Io ti odio, Leo. Tu hai il ciocco pesce? Io ho Bertra waifu. Puoi metterti detto con le guanciotte che se sei piegato non si vede bene? E ogni volta che lo fai noi ci frizziamo per mezzo minuto, non so dove devo andare. No, in realtà mi si sta frizzando tutto a cazzo di cane lo stesso. Ho Totta ballerina. No. Totta ballerina? Sì, ma però non mi dà programmi, non mi dà problemi OBS. E come mi fai? Grazie Leo The Monster. E come mi fai? Bella la nuova postazione di Totta, vi piace ragazzi? E come mi fai che mi dà problemi? Baby happy happy. Ma come può essere come mi fai? Oh, so brutto. Io sono in una posizione vero da ballerina. Scusa, mi arriva in ritardo. Ma ti arriva tantissimo in ritardo? Non ho idea. È come se poi anche Totta tipo sembra frizzatissima. È tipo bloccata. 12 mesi di sub. Posso usufruire del Bertinder? Grazie Nocturno 67 per il 14esimo mese. Posso usufruire del Bertinder? Certo, adesso c'ho l'amica Tinder. E grazie Giorgio per il quarto mese. Non so Berta se passarla chi a te, perché se mi fa così cam fai un problema. Ecco, mi fai. Beh, Leo, scusa, non so cosa? Quanti anni fai messo questa cosa. Mezz'ora però cosa? Fa, cosa? Fatto un botto di tempo fa, ero intentato. Ma non ho fatto niente, cosa è successo? Ok, ricarico la live allora. Ok, ho capito, sto per fare un cambio violento di live entro io. Fai te, dimmi quando hai messo la key. Dimmi quando hai messo la key che li blocco e fai te. Sono appena persa perché sono tutti back anime girl. Ma non è vero che sono tutti back anime girl. Sono Totta e Bertra. Oddio, a me non carica la live. Anch'io di nuovo mi messo back anime girl. Ma è quella della Roma con scritto Forza Roma, Roma non si discute, si ama. Wow. Oh, è vero, sinceramente non mi sento. Ogni secondo che passa nulla. Ci allontaniamo oh, dal no, signore. Berta, se n'è andato. Smettila, cosa Leo. Sta succedendo in questa live? Ho paura, voglio tornare a casa. Sei a casa, Totta? Sei a Roma? Io tornerò a casa a Milano. guarda che è uguale, quando metto Totta o l'altra non vedo differenza. Ok, dai, dagli romani me. Leo, perché non ci sei più su come fai? Perché l'avevo spento tutto quanto per vedere se era quello lag, ma non mi dava no. Adesso è arrivata, okay, ci sono. Vediamo, fammi vedere se sono nel giusto profilo di Twitch. Dirette, no, sono su... No, così mi smerdo Kami fai. No, aspetta un secondo. Non ho assolutamente happy, intenzione. Happy. Ma in realtà non sta più laggando. Non lo so cos'è. Allora, prova a togliere il... Ma ragazzi, vogliamo fare il livello supremo? Lo avvio dal mio computer a Milano. È un'ottima idea. Grazie Steffi Cimo, grazie Pancake per il Prime, grazie Ricky Acri per il Prime. Un sacco di nuovi Prime, bravi ragazzi di YouTube. Guarda il CPU, Leo, vedrai la sorpresa. No, ragazzi, CPU è al 27%. Tranquillissima, 21. È proprio in tranquillità totale, non capisco cos'è. Per quello sono tipo... No, ho fatto crunch! Le mie dita sono verde. Io vedo perché la live. Fotogrammi persi 0,3%, fotogrammi saltati 0, quindi non è neanche quello. E fotogrammi amati? Amati per sempre. Allora ti sono entrati i carabinieri in casa? No, sono entrati i carabinieri. Lo sai che mi chiamo carabiniere io. Mi chiamo fotogramma, scusa, non carabiniere. Perché ti ho perso? Perché mi hai amato. Ah, ok. Beh, perché ho perso uno 0,3% di te. Cos'è uno 0,3%? Cos'è che può il tuo essere? Pene? No, quello è 0,03%. Ah, vabbè, mi sono confusa. Mamma mia, body shaming tot.
Quindi cosa facciamo? Provo io. Vabbè, dai, io credo in te. Ah, è partito Mark Dumberg. Ah, che ha messo il video. Fermate Mark. Che paura. Dai, dai, ce la può fare, ce la può fare. Happy. Oh, per evitare di toccare troppe cose, riesci a gestire il tab per altri video da mettere? Sì, assolutamente. Ok, perfetto, gatto! perfetto. Gatto, vieni a salutare. Gatto! Miau! No. Aspetta, vai, il momento Ferdi, vai. Oh, è il momento Ferdi. 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 Ma poi è perché? Cioè, durante la live, perché viene da te se sa che palesemente succede questo? In realtà sotto gli piace, guarda che faccino felice. Ma perché mi ama. Ah, dici, c'è quella parte un po' masochista che fa... Boing! I like this. Oh, thank you, Daddy. È proprio cresciuto, Ferdi, sì, potresti dire cresciuto. Era proprio... Da piccolo era un CBCR e adesso... Una bella botta. Grazie, Yukin, per il 23esimo mese. Potevo aspettare fino ad ora per Marino, ma non lo voglio. Berta, stai parlando sopra il coso. Quindi 23 mesetti minore 3. Ok, è a posto. Tra parentesi, domani si sbloccano tutte le penitenze. Tranne l'ultima che devo ancora programmare, ma quella non è tipo una che... Vabbè. Cioè, vabbè, per programmarla devo star lì e costruire una cosa sul mondo, è una roba che mi prenderà tipo 10 ore. Però la farò prima o poi. Domani ci sono le penitenze. Ah, beh. Per non fare mai più una cosa del genere. Avete donato i bittini, Dio. E adesso Bertra, ci sono le penitenze. Ah, tra parentesi, non ce la faccio, ti prego, smetti questa cosa. Io ritorno di nuovo rispetto a amichetta. Chi è che vuole essere penitenziato? Chi è che si è comportato male? Ti prego, Leo, posso? Mi dai il permesso di cacciare Bertra quando è stanco e vieni in live? Guarda, Totta, se vuoi puoi scegliere, posso mutare lui, ma con lui muto anche te. Sei pronta a questo sacrificio? Sì, sinceramente, okay. Però basta che io non continuo a sentire lui, perché sennò non vale. Ah, no, era per salvare la live, restavi solo tu e lui. Oh no. Ma perché lei ha la luce gialla? In che senso? Non ho la luce gialla. Vabbè, anzi, che mi ha detto non lo so, Brian, ho sentito mai... Dicevo, Brian ha fatto domani andate nel Nether e mi ha mandato un messaggio su Instagram con uno screen del Nether e scritto Cristo Dio. Cosa? Grazie Redantot, grazie Fallen God. Aspetta, zitti. Problemi di fare contenuti sul web. Mi serve per una presentazione di informatica, grazie. I problemi di fare contenuti sul web? Qualsiasi cosa direi potrebbe essere usata contro di te. E anche vivere. Ah, è vero, porca troia, scusa, vero, non Cristo Dio. Wow, Leo, non ricordi neanche le parole che ti dico. Madonna, Totta domani sarà felicissima di andare nel Nether. Sì, io non vedo l'ora. Sì, yeah, happy. Comunque, Bertra, quando vuoi cambiare il video, sì, come ti ho chiesto 15 allora, minuti ragazzi. Fa. Allora, ragazzi, ma ci stavamo divertendo. Ah, ok, va bene. Cioè... No, io voglio ringraziare le persone che hanno messo il nuovo episodio della Vanilla di Surri. Grazie mille. No, posso dire una bloccato, cosa, seriamente? Si blocca... Fammi vedere. Un secondo, vai, tu parla intanto. Camify. Posso parlare o si è bloccato? Non ho capito. Si è bloccato col cambio scena, totalmente Camify. Da qualsiasi parte ci metto siamo un bellissimo screen. Ovunque. Tranne che qua, no, qua, se qua si siamo belli. Ma se si blocca col cambio scena non è che è il problema di Camify, scusa. Perché ma si blocca cazzo? Col cambio scena? Ma che cazzo? Ragazzi, è per questo che la live reaction degli amichetti viene finisce spostata ora nel vostro cuore. Arrivo, adesso torniamo subito, riparte Bertra. Dimmi quando staccare. Dammi un secondo che sto loggando. Ma che cazzo, perché si cambia scena lagga? Wow, no, niente. Qual è la... Oddio, non è vero, aspetta, Leo. Mettici nello schermo di Just Chatting. Ok, ci siamo. Ragazzi, fate tutti una faccia da youtuber tipico di reazioni. Voi due siete bloccati lo stesso. No, tutto bloccato, tutto, assolutamente tutto bloccato in questo momento. Ma no. Allora, scusami, Bertra, tu... Sto arrivando. No, aspetta, ma Camify è sbloccato da te, perché sennò è inutile che inizi se il problema è Camify. Ah, sai che non ho più pallida idea.
Vado a vedere. Perché sto guardando anche qua su tutto quanto le statistiche. CPU tranquillo, spazio disponibile happy, tranquillo. Happy. No, no, su Magari Kamify è tutto creando... normale. Su Kamify è Magari sta creando anche a te, Leo, uno di quei file da 400 miliardi di giga. No, 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 lo spazio disponibile è a 300 giga, quindi ce n'è tutto quanto ne vuole. Happy, happy, happy. No idea. Happy, 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 happy. CPU è al 14% ora. CPU Bertra hanno detto no. Ci sono, devo mettere il codice e ci siamo. Ma che sia... Eh no, perché Kamify... Kamify mi arriva tramite... Yes. Ah, non dovrebbe dare problemi. Boh, misteri. Vabbè, a questo punto... Mi sta ricaricando ora. La pagina della live, offline. Sto a Kamify. Sì, siamo live. Offline. Di cose assurde mi sono successe. Metti pausa sto video. Ho cacciato un bruto di 10 secondi di fronte. Basta, chi è che l'ha fatto partire? Ok, grazie. Luca, mi... Ci siamo? Siamo tornati? Aspetta di nuovo il gioco. No. Almeno vedi che siamo tornati. Sì, sì, siamo tornati. Allora, devo fare due cose e siamo veramente tornati, perché ho copiato violentemente la... Sì, sì, siamo tornati, siamo tornati. Devo rimettere la chat e rimettere gli alert giusti, perché ho copiato violentemente la roba da... Cioè, ho duplicato quella di... Vabbè, ma la chat non serve se cambiamo poi nella scena del reaction. Non importa! Dai, potrebbe... Ah, sì, dai, metti reaction, Bertrand. Va bene. Non c'è il Choccopesce in reaction, sono tristissimo. Eccoci! Quindi, allora, adesso cambiate voi i video, fatevi cazzo. Ok. Nostro. Io rimetto tutto. Vai, ok, dai. Ok. Perché Totta non lo fai te? È come se avessi tipo qualcosa che non riesci a fare? Allora, sì. Dall'altra volta abbiamo... vinco la maratona di Milano Barando, King Ash. Però no, vecchiotto, come avete già visto. Immagini impossibili da trovare su internet di Poldo. Io l'ho già visto, non so voi. Io l'ho già visto, io vorrei vedere l'ultimo di Poldo. Sì, però non è il suo momento, Bertra, era primo, lo potevi mettere prima. Vai, allora mettiamo quello di Poldo delle immagini create? Vai. Se no, guarda anche quali altri ci sono. Allora, ce n'è un altro... Aspetta, vaffanculo, devo vedere questa musica di Spotify. Ah, abbiamo Sasso, Carta, Forbice e l'anime. Eh? Guardiamo se... Non lo so, ma mi ispira molto. Mettilo. Dai, mettiamo Sasso, Carta, Forbice, Anime. Video approvato da Licio. Se succede qualcosa è colpa di Licio. Gli togliamo il lavoro. Vai, ci siamo. Ah, di Corridor Digital. No, vabbè, quello sono io. Non sta usando i piedi, organista falso. Ho sempre detto che eri l'artista della famiglia. Hai forse dimenticato che siamo gemelli? Ma è un qualcosa di doppiato? Sì, sì, sì. Fratello, bastava sfruttarle. Non c'eri al funerale. Basta convenevoli, veniamo al sodo. Non condividerò la corona. Quella. Ma da quando i Corridor Digital fanno animazione? E non posso... Non ho idea, però... Boh, sembra... Non... Più che animazione sembra... Io no, la minima idea di cosa sia questa cosa. Neanch'io, però... Sondarmene nel mezzo di una carestia. Ho un obbligo morale verso il mio popolo. Il non l'hai papala. Detto tu stesso, fratello. Noi siamo gemelli. Il gemelli. Mio trono è valido quanto il tuo. Beh, mi rammarica doverti deludere, caro fratello. Ma penso che come primo atto ti farò esiliare. Il potere per risolvere questa disputa è nel palmo della nostra... Sembra fatto tipo animazioni da una Yei. È infatti. Basato sul video. Probabilmente lo è. No, fratello. Qui, in questo luogo sacro. Dinanzi al nostro padre, dinanzi al nostro signore! Per il trono, la corona beh, e le vite di milioni di sudditi! Questa cosa che figata, cioè! Probabilmente lo è, perché se vedi ogni tanto sminchietta un po'. Sì, i frame è sono un tipo qualche... delle cose strane. È un live action ritrattato da una IA. Molto può essere, figo. Può essere. Molto, okay. Molto figo. Video degli amichetti. Ti sfido! Sei un folle! Non sai quello che fai! Ti sfido! A sasso, carta, lame incrociate! Ti sei ammattito, fratello? La tua voce ti sei ammattito. Eppure la tua palpebra trema. Ti conosco troppo bene. Sei come un libro aperto per... Oh,
No, un attimo. Ma che senso? Posso leggere ogni sua espressione. Lui può farlo con me. Siamo fratelli. Anche se ci consideriamo diversi, dietro l'opaca luce del sole riflessa nelle acque dell'istinto e del pensiero. Cosa sto vedendo? Siamo uguali. Può essere tranquillamente un episodio di JoJo. Oh, fratello. Sì, di brutto. Oh. Conosco la tua paura. Abbiamo condiviso ogni istante della nostra vita. So tutto di te. Sconfiggerti sarà una bazzecola grazie alla mia antica tecnica. Si sta insieme. Cosa è successo a quella mano? Non lo so. La decisione lo saprà. Per il bene del regno, devo vincere. Ma come fare? Boom! La risposta la conosco bene, ma mi terrorizza. Boom! Se può leggere i miei pensieri, allora non penserò più. Devo liberare la mia mente. Bam! Sì, se non prenderò decisioni, lui non potrà prevederle. È un piano magnifico. È bellissimo. Padre, sarai fiero. Grazie, Lally. Il pugno. Poetico. Mostriamo delle somiglianze persino nella sacra lotta. Poco importa, la strategia regge. Attieniti al piano. Bim, boom, bam, giù. Ancora, che conosca la mia strategia. Due sassi di fila, quante probabilità c'erano? È molto sasso. I miei appunti. Mi avrà seguito negli archivi? No. Scusa, poi andiamo avanti. Una volta con un mio amico avevamo scommesso i soldi della merenda, 2 euro tipo, la meglio dei tre sul lancio della moneta. Cioè io dovevo andare sopra di 2 punti con testa o sopra di 2 punti con croce. Siamo arrivati a un totale di 21 a 21 pari. Perché usciva croce, testa, croce, testa, croce, testa, Madonna croce. Tanta. E a 21 a 21 pari ha fatto, ascolta, patta, la lasciamo lì. Va bene, va bene. E cioè... Non so, magari andavamo avanti, avevamo creato un glitch che poteva andare avanti per sempre. A 21 pari abbiamo lasciato stare. Molto bello. Bellissimo. Hai rotto lo spazio-tempo. Assolutamente. Palesemente scriptato. Devo restare concentrato. Non mi farò fuorviare. Se anche un solo pensiero si palesasse nella mia mente, sarebbe la fine. Di nuovo! Bing! Boom! Bam! Su! Il mio cuore urla. Mi implora di cambiare mano e gettare carta, ma non posso! Non devo ascoltarlo! Che la mia strategia sia troppo ovvia. Forse annullare il mio pensiero e non cambiare... Cos'è sta faccia dell'incubo? Se dovrò regnare su questo paese, dovrò prima imparare a governare la mia mente. Sono al limite. Questa battaglia deve finire. Ma che è bellissima questa cosa. È vero, è fatto da Dio. 4 sassi di fila! Risparmiati il tuo volgare. 4 sassi scherno. Di fila. Papà sarebbe fiero. 4 sassi in padella. I sassoni. Ci osserva ancora in silenzio. L'attacco del wifi è potentissimo. A carta. Fratello! Fratello! Padre! Tu! Esatto! Sono stato io! Il vecchio mi ha sfidato a sasso, carta, lame incrociate! Ma che... E che cosa abbiamo scommesso? La nostra vita! Le lame incrociate! Nostro padre ha perso la vita con le lame incrociate! Il vecchio aveva sottovalutato il mio potere, proprio come te, fratello! Padre mio! Come ho fatto a non accorgermene? Era sotto il mio naso! Ma siamo che gemelli, cazzo? Legati col sangue. È bellissimo! Sabbia del cosmo! Continua a gettare il sasso perché è così che ti ha sconfitto! Ed è così che vuole sconfiggere anche me! Ma ora che so il suo segreto, la vittoria sarà mia! Grazie per avermi mostrato la via, padre. Per il regno e per la corona! Finiamo questa storia! Bim! Bim! Boom! Boom! No, ma che cosa stai dicendo? È un lucid dream questa cosa. My Freddy wow. Mercury. La musica da anime sotto. No! Ma
Ora voglio sapere come va avanti. Nuovo anime per il grido di Leo. Quella mano. Ma che cazzo. Si è inciardito. Sta tornando a prendersi il regno. È stato via 3 giorni. Zorro. Ha le lame incrociate. È bellissimo. Ma è assurda questa cosa. Assurdo. Veramente bello. È molto bello. Beh, Corridor Digital, ogni cosa che fanno è bella. Assolutamente. Da High School of Video Games che non ne toppano uno. Bastardi senza gloria al momento. Però il simbolo era diverso. Aspettate che lo ridisegno su Paint. No. Il sequel quando? Cazzo, lo voglio tantissimo il sequel. Magari esiste anche. Dici? È stato molto bello, sinceramente. Ho apprezzato tanto questa cosa. Fammi vedere a te. Corridor Digital. Mandamelo in PVT, Bertra, non so come è fatto. Rock Paper. Rock Paper Scissors. Vediamo cosa mi dice. No, non sembra esserci. No! Comunque sì, è iAnimation. Cioè, è animato con un'intelligenza artificiale, sì. Molto, molto, molto figo. Perché mi è appena arrivato un video che si chiama "Un animatore Disney reagisce a Corridor Digital e nella miniatura c'è lui che fa obsoleto". Vabbè, ma che fa così? Cioè, vabbè! Quindi penso che l'abbia presa un po' male sto fra... Vabbè, scusami. Cioè, guarda, aspetta, guarda. Metto il come era stato fatto. È in inglese. Ma ce lo vediamo così tanto per vedere il... È tipo metti per tutorial il... Sì. Cioè, in che senso? Grazie, Lally02, per il quinto mese. Questo qua. Che paura. Ah, questo è fully AI generated. Ah, ok, qualcuno ha recitato ed è stato tramutato. Eh sì, sì, immaginavo fosse in live action prima. Cioè, quindi... Wow! Comunque c'è anche un botto di compositing. Have you forgotten you're my twin brother? The creator dealt us the same hand of cards. I just played. Ma che bello! You missed the funeral. I've only come for the part that matters. I will not share the crown. You will never wear it. I've dedicated my life to governing. And the kingdom is on the precipice. Facciamo anche noi? Facciamo anche noi? Siamo capaci. Ti chiedo degli amichetti così. Andiamo da Pepegas che abbiamo il mega green screenone. Ci manca soltanto la capacità di rendere questa roba questa, però ci sta, dai. Ma no, lo fa l'EA a posto. Sì, sì, è tutto completamente, giusto? Sì, sì, è lei che gestisce tutto. Ecco, è quello il senso, Bertra. Cioè... Oh, Yukin oggi ha provato il video di "Ho suonato la chitarra nel sottosopra", ma l'abbiamo già visto. Abbiamo Marco Tomasin. Insomma. La spesa dei palestrati a Dubai. Ci sta. Ti giuro, non mi posso pensare un video che mi possa interessare di meno sulla faccia della terra. Ok, l'hai cioè, detto. Cioè, non solo è la spesa dei palestrati, in più a Dubai. Ma cos'è questa L'hai detto. No, io non ce la faccio, ragazzi. Questa cosa che qualsiasi contenuto è un contenuto, però se ci metti a Dubai diventa un altro contenuto. Lui è Kotaro. E lei è Anna. Oggi fanno un breve viaggio. Le pale, il pisnello. La destinazione del viaggio è qui. Qui da noi. Ma guarda che c'è la guinzaglia! Che carina! È Maya! Ma che ridere! Chunky Boy! Questo è largo quasi quanto il gatto di Bertra. Madonna. C'è anche una musica molto carina sotto, sono felice. Oh, ma sono bravissima a fare le scale! Fanno anche pipi! Oui. Hanno play. Oh. Che carine! Gli sculi. Che bella la cena. Nell'acquario. Cioè, è come se stessero andando a visitare una prigione per loro.
Io quando sono andato all'acquario di Lisbona c'erano le lontre, le ho guardate un sacco, sono stato tipo mezz'ora a guardarle. Sì, ma per loro è quando era in prigione questo, cioè loro sì, vanno esatto. Vedono altre lontre imprigionate in delle gabbie. Giusto. Oh no. È un po' traumatico. Mi sono venuti in mente almeno quattro battute, erano tutte bannabili dalla prima all'ultima, è stato molto bello. Che carina. Fimsci. Fimsci. Che ne... posso mangiarli, padre. Qui. Che carine! Sono spatrasciate! Oui. Ma sono carinissime! Ma faccio troppo ridere questa cosa! Ma tu pensa che sei in giro per l'acquario e vedi uno che passeggia con delle... Guarda, la gente non è sorpresa! No, perché? Pensavo fosse in acqua così, ho detto ma che cazzo? Ragazzi, siete come esseri in mare? Ehi. Che ridere. E il Chonky. Ah! No. Il momento carcere. Non voglio vederle, papà. Ho paura. Ma loro vivono in un tagliaerba. Presumenti c'è l'altro che sta nuotando facendo. Vieni qua che t'accortello. Vieni qua. Oh, guarda che sono al gabbio io. Oh, te spacco la faccia, coglione. Che carine. Mi fanno molto ridere. Non gliene frega proprio un cazzo. Ma l'altro è impazzito quello dentro, sta facendo sempre. L'altro sta ruotando. Sbaglio, stava ruotando. Esatto. Sono messi da Discord. Aspettate, riuscite a sentire in sottofondo leggerissimo un... No, ho missato completamente la parte. Missato, sì, no, hai distrutto totalmente la clip. Bravo, Bertra. Andate a fare in culo. Ma è Totta che l'ha spostato. Ma che fa che c'entro io? È stato Totta. Chunky Boys. Ma guarda come se la cilla quello dietro. Quello dietro sì, è botta fortissimo. Ma è fattissimo. Rotate di nuovo. Rotate anche lui. El rota. Guarda, che è panza in su. Lontra, cosa fai? Lontra. No, Lontra. Lontra nostalgica. Culetto. Oh, butte. I like the butte. Faccio the butte. Sniff the butte. Culo panda. Culo panda. Ora le metti in un armadietto e le lascerei tutto il giorno. Ora le metti in un frullatore. Oddio. Un cane. Un canetto. Dog. Ciao. Che bel video. Non gli è piaciuto palesemente. Sono felice che questo sia un video. No vabbè, in hotel. Ma tu come lo spieghi al concierge di un hotel che il tuo animale domestico sono due fottute lontre? Beh dai, finché è più piccolo di un cane. Secondo me in Giappone, sì, in Giappone non ti devi specificare. Sì, giustificare. Ah no, vedi, gli hotel che puoi stare con le lontre sono rari. Giappone, ma che cazzo? Quanto è comune avere le lontre in Giappone? Picco, picco, picco. No vabbè, c'è una piscina. Godopoli. Vedi. Che ridere. Ci sono palesemente 25 gradi sotto zero. O tre. Ma è entrato coi pantaloni. Ma vestito dentro. Piedini. Hanno paura della piscina perché è troppo profonda? Sì, sono un... sì. Ora è piena di cloro e tutti gli occhi gli bruceranno. No! Non dire queste cose, no, sei cattivo. Plop. Play. Comunque hanno delle manine veramente piccole. Sai che c'è negli zoo tipo i buchetti in cui le lontre possono mettere la manina per prendere il cibo? È tipo un glory hole delle lontre. Sì, sì. Bertra, ti prego. È presente, no? Che con le manine sembra tutto più grande. Play. Spluff, splot. Grazie, dottor Cane. Snium. Splosci, splosci. Come sta facendo le riprese all'altro che non fa un cazzo, mentre dietro di lui l'altro sta vivendo la sua vita al pieno. Si lava le manine. No, ma perché si lava le mani? Oh, e beve anche. Avrà visto il tutorial di Barbara D'Urso. Ma che carina.
Sei persone che guardano video di Londra. Ma quindi è questo il processo Mani Pulite, giusto? Sì, è questo, questo. Totta, non sono tre persone, sono 200. No, ha paura del suo primo posto. Ma che carine! Cosa vuol dire ha paura del suo primo posto? Non lo so, i sottotitoli sono strani. Plup, plup. Ma che amore, fanno pio pio. Sono dei pappagalli. Dei papà. Boing, fanculo, pezzi di merda. Me ne vado, me ne vado. No, si lava le mani. Vabbè, iperpanzino. Madonna, ma che carino, si asciuga. No, si addormentano. Picco, 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 picco. Sono carinissime. La cena! La cena! Il sushi? È imbarazzante. Guarda che belli, guarda che versetti! Però non è contentissimo. Gnam 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 gnam. Gnam 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 gnam. Mangiano palesemente meglio di noi. Il verso della lontra. Sembra una ragazzina in un anime. Madonna, che ciccione. Era infame. Prendono quelle maninine carine. Ecco le perché manine. Le hanno lavate. Per cena. Comunque solo. Cioè, uno, questo qui è capace, l'altro non è assolutamente in grado di mangiare come una persona normale. Cade ogni volta. Lontra. Chonky boy. No, piedi. Ah, lo fa per chiedere cibo. Che amore. Guardalo, lui è stupido, non ce la fa. Boing. Gnam gnam. Totta, lo sai che le lontre tengono i piccoli per mano quando dormono nei fiumi? Così non vanno via con la corrente. E lo sai, wow. E lo sai che regalano alle altre lontre i sassi più lisci che trovano come tipo segno di amicizia? Danno i sassettini. Adesso Totta su Google. È legale tenere una lontra in Italia? Posso risponderti no. Perché no? Ehi, ciao! To be continued. Piedi? Scusatemi. Dannata Mase che non ci fa tenere le lontre. Ma cos'è il Mase? È il tipo protezione animali in particolarmente specie, articolo, comma. Coma? Ragazzi, io vi sto sentendo malissimo. Ah, no, ti stai sentendo malissimo? Non ti sentire male, Totta. Totta si sente male. No, dai. Totta, non sentirti male. Totta, non ci ti sentire sentiamo. Male. Totta? Oh no, Totta è morta. È il momento Totta di sostituire. Totta si sente male. Bisogna sostituire Totta con qualcosa di più bello. Con la ragazza a Roma. Mi sentite? Sì, Totta. Ci sentiamo, sì. Totta. 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 Vi sto mandando una foto sul WhatsApp. Totta sta benissimo, Leo, non ti preoccupare. Vi sto whatsappando. La vera Totta è arrivata, Leo, non ti preoccupare minimamente. È sempre stata qui, è sempre stata lei. Ciocco Totta. Il Totta pesce. Cosa ci sta mandando su? Ehi, mi senti? Oh, no. Totta pinga 1000. Eh sì, aspetta, le mando una foto e le dico che va tutto bene. Vediamo cosa dice ora. Bertra! Ah, metti qualcos'altro intanto mentre aspettiamo qualcosa. Vai, ok, nel mentre i video approvati sono finiti, quindi li sto approvando io. Bravo Leo, così si fa.
Tra cui ci guardiamo quello che aveva detto prima Totta e... Piccoli pinguini che non siete altro, siamo finalmente arrivati che in carini! Antartide. Mamma mia, ma quanto tempo ci abbiamo messo? Tantissimo. Un sacco di animaletti oggi. Oh, balini. Oh, ah, ragazzi, ma ci sei Totta? Vi è già partito il video? Sì, ciao. Sì. Ah. Tutto a posto? Bello questo video. L'abbiamo fermato noi. Ah, oh. Beh... Come se non vedessi uno schermo nero con ruota di caricamento. Hanno mandato la borraccia nuova. Ah, sponsor. Marco, sponsor. Ok, mi è partita. Continente. E molte persone a quanto pare non lo sanno perché mi scrivono: Nicolò, ma perché dici il settimo continente? È un continente? Perché è settimo? Allora, questo è il polo è settimo milanese. Senza ghiaccio. Sì. Come vedete, è lì l'Antartide. C'è qualcosa senza ghiaccio. Non c'è niente. L'Antartide è un continente perché si tratta di una terra emersa che trovandosi al polo si ritrova ad essere costantemente ricoperta di ghiaccio. Ghiaccio che si è formato con milioni e milioni di anni di nevicate. C'è talmente tanto ghiaccio in Antartide che se tutto il ghiaccio si dovesse sciogliere di colpo, il livello dei mari si alzerebbe di 70 metri. Fammi controllare. Ah, ok, Faradadda, 131 metri sul livello del mare, siamo salvi. Dalla parte opposta del globo non troviamo terra ricoperta di ghiaccio, bensì soltanto la calotta polare, quindi ghiaccio e basta. Per quanto riguarda il settimo continente, dipende da come li conti. Grazie se risome. Consideri un continente come una grande massa di terra emersa, separata dalle altre, dagli oceani, allora abbiamo la Eurasiafrica, l'Australia, che è la massa più grande con le altre isole che compongono l'Oceania, e le Americhe, più l'Antartide. Se invece consideri anche la componente, diciamo, umana, storica, culturale, abbiamo Europa, Asia, Africa, Oceania, Nord America, Sud America e Antartide, settimo continente. Si tende a dire Nord e Sud America perché fa anche figo. A me manca da vedere l'Oceania, il Sud America e l'Antartide come continenti. A me manca Nord e Sud America e l'Antartide, giustamente. Non sei mai stato in America? Mai. Dovresti andarci tipo, non so, a Los Angeles, è molto già, figa. Forse no. Zio Pera. Figo, no? Ad ogni modo era l'unico in cui non fossi mai stato ed è anche stato l'ultimo ad essere scoperto nonostante se ne parlasse già più di 2000 anni fa. Sapete cos'è quel sangue? Mio Dio! Cos'era? Hanno fatto un mega omicidio! Sapete infatti ma da dove deriva il nome Antartide? Dagli antichi greci, che in Antartide non ci sono mai stati, però sono stati i primi ad ipotizzare che esistesse un continente meridionale che bilanciasse tutti gli altri, contrapposto all'Arcticos. Immagino Totta... Anti-Arcticos, Antartide. Totta non sta capendo un cazzo. Ma puoi parlarti, si sente? Sì, non so, ma non so cosa dire perché non capisco nulla. Questo video che ogni 5 secondi mi si stoppa e vai 10 secondi più avanti e i vostri commenti li sento a spezzoni e mega robotici, quindi non voglio dire nulla, sinceramente. Ma come mai? Perché non so cosa dire. Ma cos'è internet? Mi ha iniziato a pingare tantissimo. Sto pingando 1022. Zio Pera. Non è che hai qualche aggiornamento che ti è partito ora, a cazzo? 9.43. Eh? Non è che hai qualcosa di qualche aggiornamento partito? Non c'è niente, sarà su sto computer. Che cazzo si aggiorna? Chiedi a tua nonna se sta ancora scaricando i porno. Happy, non happy, nulla happy. Che sta usando la rete. Totta, cosa sta scaricando tua nonna? Nonna, dai, ne abbiamo già parlato. No, nonna, smetti di chiedere quelle cose ad Alexa, ti prego. Alexa trova uomini muscolosi svestiti, per favore. Ehi, Google, cerca piedi. Spero che qualcuno si sia attivato, ogni tanto si funziona. Fammelo cercare. Piedi. Piedi. Ci sono dei piedi con una bocca. Oh, si è attivato a Braille. Godo. Among Us. Cosa facciamo, Totta? Aspettiamo? Continuiamo? Amamamo? Vai. Tanto non so cosa dovresti aspettare. Vabbè, in caso, allora, senso. Allora sostituisco Totta con lo streamer più migliore. Ok. Andiamo avanti. Arcticos significa vicino all'orsa. Si intende la costellazione dell'orsa maggiore e dell'orsa minore visibile nell'emisfero boreale. All'interno dell'orsa minore c'è la stella polare che indica il nord. Quindi vicino all'orsa Arcticos significa a nord, Antarcticos a sud. Pazzeschi gli antichi greci, peccato che poi non se ne è parlato per almeno altri 2000 anni. Cioè il continente antartico è diventato un po' una... Bra, e tu che sai tutto, c'è un libro che mi piaceva tantissimo su una... come si dice... degli esploratori in Antartide che rimanevano bloccati con una nave. No, e... vabbè,
Ma cazzo padre... si chiamava? Il padre di Marghe me l'ha fatto vedere l'altro ieri, questa cosa. Perché, Leo? Perché prendici uno dei miei le libri... cose? Mi piaceva un sacco, non mi ricordo come cazzo si chiama. È quello del capitano... Sì, aveva una nave, quindi è un capitano. Libro capitano, spedizione, Arlo. Antartide. Quello che si è bloccato e poi... Scott in Antartide. Quello su Terranova o su Endurance? Ce ne sono due. Aspetta, fammi vedere. Quello che so io è Shackleton. Quello che sono andati... Come Endurance, di... non mi ricordo. Sì, quelle che si è bloccata nel ghiaccio e poi... Un gruppo su una scialuppa sono arrivati fino all'isola allora, nord e hanno detto raga sono due mesi che siamo in mare, Alp. Sì, è quello là, bellissimo libro. Assoluto ciaddone lui. Invece come comunque, me l'ha detto come primo Brian, cioè l'aveva già beccato secco. Davvero? Era... Minchia, sì. Una leggenda. Finché non è arrivato quel vecchio guascone esploratore portoghese non italiano di Ferdinando Magellano, da cui prende il nome l'omonimo stretto. Sì, me l'ha chiesto a me per tradito. Madonna, Brian, ti bando. Terra del fuoco. Anche la nostra nave prende il nome da Ferdinando Magellano, a cui tra l'altro si attribuisce la prima circumnavigazione del globo, anche se in realtà è morto. Ma vabbè, la circoncisione del globo. No, la circumnavigazione. A me hanno circumnavigato un cazzo in ospedale. Filippine. Comunque, quando è passato a queste parti, ha detto, raga, mi sa che l'ho visto il continente meridionale. Quindi, nelle mappe geografiche grazie dell'epoca, Bea Sive inizia per a spuntare questo prime. Grosso continente che ha come centro il polo sud, chiamato Terra Australis 300 anni. Pensate beh, che James Cook... Senza perché ha schippato di brutto? ...legato due volte tra il 1772 e il... Sono io, ragazzi, il problema. È Totta che sta facendo andare avanti indietro. Sì, perché mi si carica e ricarica in punti diversi, quindi mi sa che vi... 1775. Non deve essere stato facile navigare in quei mari. Grazie congelati. Fede Clava 17. Oggi si tratta del continente più remoto, inospitale, più misterioso. Figuratevi con i mezzi dell'epoca. Ti rendi conto, se esiste il remoto, esiste anche il re macchina. Cosa voleva dire navigare nei mari più freddi del mondo, nei quali noi ci stiamo per tuffare? Bellissimo questo gancio. Bene, bagno in Antartide. A quanto pare ti legano con una corda, così se svieni. Ho visto un TikTok interessante che probabilmente mi è venuto fuori coi correlati perché abbiamo visto il video l'ultima volta sui pinguini di Nicola Balini, sui predatori dei pinguini, che ci sono appunto i rapaci, quelli che abbiamo visto che li mangiano, okay. Le orche, oppure i leoni marini, che di solito ci sono stato documentato svariate volte che prima di uccidere i pinguini ne abusano sessualmente. Ah, è vero, lo sapevo. C'era nel TikTok un leone marino che schiacciava un pinguino per terra e diceva, ora il sesso e poi ti mangio. Madre natura. Ti posso sempre tu, Leo. Comunque, sempre sì, tu. Oggettivamente adesso è perfetto, non ci sono onde. No, ma Totta è laggato, probabilmente hai capito malissimo. Quasi, forse mezzo tipo smettendo di nevicare, forse, può essere, speriamo. Come potete vedere ero abbastanza preso male, ma chi non lo sarebbe all'idea di tuffarsi qui dentro? Lui, probabilmente. Fanno il ripieno prima di mangiarli. Acqua fredda, molto fredda, la conosco bene e la sensazione dello shock termico, se all'interno di una situazione controllata, mi piace molto. Infatti mi avete visto più volte tuffarmi in acque gelide. Però qua si va sotto zero, infatti ero molto preoccupato per questo polar plunge. La spa dell'Antartide. Sembra di essere alle terme con questo accappatoietto. E invece, d'altronde, con tutti i bagni che mi sono fatto nell'Artico, non poteva mancare il bagno nell'Antartico. Il fatto che fosse necessaria non soltanto... Io il bagno più freddo che ho fatto è stato... a mezzanotte di un capodanno nel lago di Caldonazzo. Madonna, sì, perché? Sì. Sfida con gli amici, ci siamo buttati giù a mezzanotte, andati giù e tornati su subito. Vagamente ubriaco? No, neanche troppo. Cioè, inteso, quel che basta. Quello che ti spinge a fare questa cosa. Esatto, sì. Ha senso, tanto senso. Una corda di sicurezza legata attorno alla vita, ma anche la firma su di una liberatoria che sollevava la nave da ogni responsabilità in caso di tua prematura di partita, mi faceva venire un pochino di caghetta. Vabbè. Forse avremmo dovuto fare una sauna prima. Fa veramente freddo. Sarà l'acqua più fredda in ma il tipo vestito da pinguino? Assoluto. No, Berta, cioè, è un pinguino vestito da uomo. Ah, scusami. È solo un sacco bello il suo costume. Sta scappando da leoni marini. Immaginatevi avere addosso un pigiamone a forma di pinguino, zuppo di acqua ghiacciata. Vabbè, alla fine mi sono caricato e non mi sono tirato indietro. Ciao, ciao, ciao a tutti. Che anticlimatico. Ma cosa? Scusa, mamma.
Cioè, non ha preparato niente, non ha messo neanche un po' di plop. Sì, niente, nel zero. Chilling. Nel chilling. La sensazione che provi è... Ha parlato Totta, è viva. È viva, è viva. Esattamente quella che ti aspetti, è come tuffarsi in una vasca di... È stata la prima volta che mi avete sentito? Più o meno. No. No, da quando mi hai detto Leo sempre tu? Rotti. Anzi, è come tagliarsi con la carta, però su ogni centimetro di pelle del tuo corpo. Wow! Ci posso dirvi che è stata una figata incredibile. Se non l'avessi fatto non me lo sarei mai perdonato. Ah, my testicles. Domanda. Ma essendo my che... testicles, my testicle when... Cioè, ragazzi, scusa, essendo che è come se ti tagliassi con la carta in ogni singolo punto del corpo, e tu praticamente stai andando sott'acqua, quindi anche le tue parti, diciamo, private vanno sott'acqua. Quindi, ad esempio, se pensi, ad esempio, al taglietto della cappella, ci metti un foglio e fai... Per fortuna sono desensibilizzato da sta cosa, Leo. Let's go. Quando uscivi ti venivo offerto. Comunque, grazie Slot, grazie Nip. Ah, no, un altro che Nip. Io ho garbatamente rifiutato. Invece Carlo, che si è tuffato dopo di me, come anche il buon Ste, ne hanno approfittato. Erano entrambi belli provati. Io, raga, vi giuro che stavo da Dio. I benefici di una cosa del genere sono tanti. Dicono che faccia molto bene alla circolazione sanguigna, che allievi lo stress, che migliori addirittura il sistema immunitario. Wow. Non lo so, io ho tutti questi benefici, è come se li avessi sentiti. Se muori non puoi più ammalarti. Colpo, è vero. Una botta assurda, fortissima. Io farei. Era come se tutto il mio organismo si fosse all'improvviso resettato. Vorrei una cioccolata, anzi. Cosa? La cioccolata caldo caldo, quella che vi ho detto. È quella, è vero. È questa. Ho parlato di questa cioccolata Totte e Bertra quando abbiamo registrato da Bertra, letteralmente la settimana scorsa. Ma che cazzo? Solo io e Nicolò l'abbiamo mangiata. Assolutamente. Solo io e lui. Leo, devi questa smettere qua... di scriptare i video, Leo. Questa qua, ragazzi, era una cioccolata calda chimichissima, no, pure io. In pratica tu la prendevi, la giravi, premevi il fondo, scuotevi e in 40 secondi diventava calda. Per cose chimiche a cazzo, non so cosa dentro, e poi la mangiavi. E ogni volta che la mangiavi, poi cagavi a proprio sciolta per tipo una o due volte. Però era voluto, penso. Ma no, non era quello, che la cioccolata passava e arrivava direttamente all'uscita. No, vabbè, pure io, Leo, ma c'era tipo in poche zone d'Italia, mi sa. Quindi abitavi vicino a me. Among Us. E c'era anche il caffè con questo, sempre il caffè caldo caldo. Ah, sì? Anzi, un caldo caldo. E ho subito pensato che dovevo tuffarmi di nuovo. Ah, addio. Adesso vedi che non ritorna più a galla. Ah, davvero. Madonna, che incubo. Thank you, Pablo. Ammetto che a seguito del secondo tuffo ho fatto molta fatica ad uscire dall'acqua. C'è stato un momento, una frazione di secondo, in cui cercavo di mettere i piedi sulla scaletta, ma non riuscivo, perché non mi stavo più sentendo il corpo, cioè non sentivo bene gli arti. Bellissimo, incredibile. Beh, è una sensazione bella da avere, no? Beh, sì, penso di sì. Cioè, assolutamente io lo vorrei. Sì, sì, no. Ma se ti cade poi il pipo? No. Se congela ti cade. No. Fa parte dell'esperienza? Probabile. Però immagina, facendo il tuffo lì. Io non ho sentito la parte iniziale, però dico di sì. Ok, ok. Facendo il tuffo lì, poi hai la scusa effettiva del secolo che... ma fa freddo. Ah, è vero, vero, cazzo. Di solito non è così. Wow, giusto, giusto. Sì, no, raga, di solito. Ed è per quello che non mi sono tuffato una terza volta. Qualcuno mi ha ciulato l'acchiappatoio, sto andando in giro biotto per la nave. Biotto, biotto. È stato indimenticabile. Dopo una bella doccia tiepida, non calda, perché se la stanno facendo tutti la doccia, stai bene come prima. Come si direbbe nel mio dialetto, mizpatok. Bagnato fradicio, mizpatok. Ma è un qualche dialetto tipo slavo? No, è mitz, vuol dire bagnato, patok completamente. Patok. Mitz patok. Mitz patok. Mi è venuto in mente adesso lui che diceva biotto. Giusto.
È proprio una cosa che ti fa sentire vivo, una botta di adrenalina. E no, tranquilli, non mi è venuta la broncopolmo SARS, mi sentivo semplicemente al massimo. Come quando in Lapponia mi tuffo nella neve a seguito della sauna o scendo sotto la superficie del lago ghiacciato. O quando in Islanda ho fatto il bagno in mare o mi sono immerso nelle acque di acqua... immerso nelle acque, nelle vasche di acqua gelida. Tutte queste sensazioni insieme mille volte meglio. È stato davvero pazzesco. Anche perché ho fatto il bagno in mezzo agli iceberg. C'erano gli figo. Iceberg dove mi sono tuffato. Se finisce anche delle gigaorche che passavano sotto di te, bro. Talmente penso tu abbia pochi minuti per sopravvivere prima che ti salvino. Sì. Però in una situazione tutto sommato controllata andava fatto. E si torna a navigare in mezzo ai panorami. Pensa più belli, a con la tassofobia. Da offrire. C'è anche un po'. Poverino. Immagina un tasso gigantesco che esce dall'acqua. Però come il film quello dello squalo... Sai quello con lo squalo enorme che avevano fatto che prendeva proprio la barca? Sì, sì, esatto. Lì era la talassofobia. Grazie, Orion, per questa spiegazione. Wow, grazie. Un pochino di sole che spunta da dietro il ghiacciaio. Io però devo andarmi ad asciugare i capelli, altrimenti mia mamma mi sgrida. Subito dopo... No, dovevi farli congelare! Che ridere! Siamo ripartiti per proseguire con il nostro itinerario. Questa è stata una sorpresa, un fuori programma, dettato esclusivamente dal fatto che il mare era una tavola e che non sapevano quando avremmo avuto un'altra opportunità per farlo. Ma cioè, una cosa che non puoi fare con le onde, non la puoi fare tuffandoti dallo Zodiac. Hanno letteralmente aperto i portelloni dove c'è la Mad Room e ci siamo buttati da lì. Anche il panorama dal lato wow. della nostra cabina non scherza. E nel frattempo sta continuando a nevicare. E infatti nei giorni seguenti avremo a che fare con un meteo non sempre facilissimo. Ma d'altronde si tratta di una parte di mondo decisamente imprevedibile. Una cosa invece facile da prevedere, praticamente certa, è la presenza ogni lunedì alle 19 di un nuovo video su questo canale. Non dura tanto da raccontarvi di questo viaggio. Okay. Se avete domande, curiosità, bello, fatemi sapere bello. Qui sotto. Perché sicuramente alla fine della serie andrò a rispondere a un po' di quesiti, tra cui quanto avete pagato, come funzionava con il carburante, con il cibo e così via. Grazie mille per aver visto il video fino alla Ciao. Fine, come sempre. I nostri viaggi li trovate linkati qua sotto in descrizione. Mentre state vedendo questo ora video, ora vi metto una roba extra. Partito per un viaggio, adesso devo montare il video che uscirà lunedì prossimo e sarò da tutt'altra parte del mondo. Avete una roba extra che mi è venuto in mente dopo, che oltre che di atroce della cioccolata degli ingredienti, era anche la pubblicità. Ora vi faccio vedere la pubblicità della cioccolata calda calda. Vai. Se hai voglia di qualcosa di caldo caldo e non sai che cosa fare, oh. Se non trovi un posto dove andare a ristorarti, adesso sai che cosa bere. Magia, magia. Premi, premi, sul fondo, fondo, agita, agita, per 40 secondi, è caldo, caldo, è subito, subito, caffè caldo per te. Caldo, caldo, il caffè che si scalda da sé, caldo, caldo, il bar in tasca. Wow. Bella, bella. Pain, agony, even. È proprio bella come pubblicità il caldo, caldo, eh. Caldo, proprio... caldo. Andiamo a vedere in reaction che qua i mod non hanno provato niente. Wow. Mod. Sciocchini. Vabbè, ci sta. Un po' sì. Abbiamo un video della Roby. Abbiamo un video della Roby? Non guarderemo il video della Roby. No, io sì, dico quali sono gli altri che mi ero preparata. L'ultimo di Poldo c'è anche, così Bart è felice. Yeah! Vai. Wahoo! Here we go! Waha! A me non penso che sia l'ultimo suo. Il 13 giugno 2021 sì, è uscito su uno dei canali secondari di Ratorix un video chiamato Sommelier Simulator. Esattamente al secondo 22 si può sentire. Capito? Cioè sono io quello, sono io! No, non sono tipo un egocentrico psicopatico che ogni volta che viene nominato in un video si fa lo screen e se lo salva. Caparezza ti ha condiviso, fai lo screen subito! Però quella volta in particolare me la ricordo perché ho detto cazzo, sono potenzialmente diventato Bene. Un meme. Infatti questo mio fan ha caricato un video chiamato Quando non sborri che ha fatto le sue nobili 130.000 visualizzazioni. E non Corretto. Avete idea di quanti meme con me protagonista esistano. Tipo questo. Un attimo che muto il microfono, ragazzi. Amicioli! E fidatevi che la cosa andrà sempre a peggiorare. L'ultimo mio meme che era uscito era stato un tipo rapper, non mi ricordo chi fosse, così, che aveva buttato un pezzettino di una sua canzone con me che ballavo la musica di Fortnite ed era diventato virale. Ok, accetto.
Corretto. Dio mio, ma che cos'è? Ciao ragazzi, io sono Poldo. Ormai senza volerlo sono diventato quasi un punto di riferimento. Perché no, non era di pre. Una mera autocelebrazione, ma in realtà è ciò su cui voglio settorializzarmi. Internet, meme, viralità e tutto ciò che ruota intorno a questo no-sense generale che comanda il web. D'altronde, chi controlla i meme controlla il mondo, semi-cheat. Su questo canale avrei visto tonnellate di meme. E sarò io! E siccome è sempre reaction di quello, reaction di quell'altro, bla bla bla, ho deciso di fare qualcosa di totalmente autoreferenziale reagendo ai meme su di me. Ok? Non rompete i coglioni. Vi ho chiesto di inviarmi come Bertra che cerca amichetti su TikTok. Una serie di meme con me protagonista, tipo questo. E secondo voi quante risposte sono arrivate? Momento serio. Prima di iniziare vi presento questa nuovissima grafica per una t-shirt. Il polso è attivo proprio da oggi per due settimane. Se vi gasa. Solo a. Ok, questo è sicuramente uno dei più celebri. Mi ha fatto vedere anche Ratorix e... Tu come stai oggi? Ti senti come Poldo 1 o come Poldo 2? Io grazie Pampa per il secondo mese. Recente e anche due versioni. La versione sole giorno e la versione luna sera. Degni letteralmente di sticker WhatsApp. Hey bro, vuoi un po' di splendido latte al cioccolato? Oh Gesù Cristo, ma questo non sono. Oddio, sono io, ma che cos'è? Ma che tristezza. Ma questo è tristissimo. No way, Blue Lobster Jumpscare. Ok, ammetto che tutti sti meme sono molto belli. Cos'è questo? Per la prima volta in live dopo anni. Sì, io sono la Croazia. Mmm, il limone. Bone. Ah. Porca puttana della Madonna. No! Bellissimi, Dio santo. Questi diciamo che sono anche Poldo che si autosega su di sé. Sì. Fidatevi. Tipo l'era di Mini Poldo è una di quelle che ho Water Dash. Di più nel senso buono. Tra chi mi paragona ad Atreyu di God of War è uguale. Chi nello smartwatch fino al tuo IP leak, sei fregato il tuo IP. Ok, questo è un mio video sul canale di gaming, fighissimo, consiglio di recuperarlo. Morale della favola: a Poldo non piacciono le ringhiere. Pubblicità di ringhiere. Google ti sta spiando, io lo dico sempre. Vabbè, anche questo qua un cult, non so quante volte me l'avete mandato, però è sempre bello. Ehi tu, basta seghe. Capito, fanno male, credo. Do not masturbate. Oddio, il pollice piegatissimo. Oh, questa invece è la gif preferita di Cristo. Non so per quale motivo. No, Totta. E se pensate che quello che avete visto adesso sia il peggio del peggio. Non era Totta. Lo so. Ah, ok. Che è successo? Perché c'era solo di Discord di uno che se ne andava. Oh, no, non dire. Tranquilla, tranquilla. Ci sei, tranquilla. Grosso. Perché qualcuno ha fatto questa cosa. E io chi sono per non provare a farla? Oh. Si fa un po' di bricolage oggi. Mi chiamano il boss del bricolage. Dai, ho quasi finito. Il bosco. Adesso viene la parte difficile. Perché io non ho la colla. Per cui la cosa più vicina alla colla che ho è la sbora. È questo, che è praticamente Attack. Sì, adoro il profumo di Attack al mattino. Leccalo, leccalo. Porca troia, oh. Vaffanculo. Cazzo. Molto bello. Allora, molto bello. Non è perfetto. Però comunque è un cubo polvo. Non è un cubo. È un cuboldo. Ok, avete un'ottima capacità di fare meme, ma possiamo spingerci più a fondo. Cosa sto aspettando? Che metti like e ti iscrivi, coglione. Ed eccoci con Poldo commetterà un grave reato il 15 maggio 2054 alle 7:24 del mattino. Non è vero, è un meme, eh? Come è un meme? Cioè, se ti masturbi, Poldo ti vede. Non è. Mi è appena venuto in mente un TikTok che voglio fare. Okay. Con la piramide Poldo. Lo spoilerò qua in live, così poi me lo faccio. Così devo farlo per forza. Faccio io che entro, devo sentire con una tipografia, qualcosa che stampa cose. Oh, e no. Stampo la roba di Poldo in svariate dimensioni finché arrivo ad averlo bello grande. Entro in soggiorno e c'è sta piramide di Poldo di tipo alta 50 cm, sotto di sé una piramide di Poldo di 45, sotto di sé una piramide di Poldo di 40, e io continuo a tirarle via finché arrivo a una piramide di Poldo di tipo un millimetro. Sei davvero convinto di voler spendere centinaia di euro per un TikTok? No, sarebbero tipo... Ma sei meglio di me che non lo farà mai. Sono tipo 100 fogli, fai 40 fogli, quanto puoi spendere? Bro, hai idea di quanto costa stampare sui fogli più grandi dei formati normali?
Cazzo, vabbè, guarda che non, no, non tantissimo. Al massimo li costruisco assieme. Il Keyblade avevo pagato 3 euro per il disegno del Keyblade. Ragazzi, dobbiamo così parlare di quanto costa la grandezza dei fogli sì di carta fuori. Vabbè, mia madre lavora in una tipografia, chiedo lei, mi li fa gratis. Ah, cazzo, cazzo. Niente. E lui, agente, è lui che non ha detto prima di mangiare. Madonna, ma da dove viene sta foto? È vecchissima. Che cazzo è? Vabbè, ecco, questo è un meme già pronto. Sostanzialmente è la mia foto nel sito di Arcadia con tutti i creator vicino ai player inside. A posto, meme fatto. Non mi ricordo chi era di Arcadia che aveva chiesto l'altro giorno sul gruppo, che mi ha fatto molto ridere. E ha fatto: ragazzi, ma perché sui profili dei vostri, cioè quando sono tutti creator, se premo sui vostri profili mi porta la vostra pagina, ma se premo sul mio mi riporta la pagina dei creator? Extremely sad. Immagine cursata numero 469. Questo qui è un trend di TikTok fatto con i vari personaggi e bla bla bla. Però la cosa assurda è che qualche idiota ha airdroppato questa foto al fratello della mia ragazza, ma... senza che sapesse fosse il no, fratello, vabbè, della mia ragazza. Chissà quant'altra Chad gente avrà ricevuto sta foto. Ma che paura. Io non ricordo minimamente di aver fatto questa cosa, però va bene così. Ci stiamo addentrando sempre di più all'interno dell'iceberg dei meme di Poldo. E secondo te le cose andranno a migliorare o a peggiorare? Assolutamente. A migliorare o a peggiorare? Ad esempio, alcune tipo queste sono tutte gif che vengono da Telegram e vengono dal mio gruppo Telegram dei sub. Anche questi due format vengono dal gruppo Telegram. In questo qua il foglio è stato riempito di qualsiasi stronzata, mentre in quest'altro la sedia del mio vecchio studio è stata riempita di PNG totalmente casuali. Tra l'altro trovate ancora il video sul canale che è uscito tipo... Chi è quello? Shoutoutino al mio gruppo Telegram dei sub. Se volete entrarci, basta avere la sub sul mio canale Twitch e scrivere punto esclamativo Telegram in chat. Niente. Anche da noi facile funziona punto esclamativo, no, Telegram. È un crossover, sì, con il meme di Ciccio Gamer. TikTok humor. Tra l'altro, quella scena di io che piango per finta è diventata virale su TikTok per qualche motivo. Ok. Preferisco rifugiarmi nel buon caro e vecchio Poldo Spin. No, una roba, no, che spinna. Bannato la Discord. Poldo bannato la Discord. Per l'occasione ve ne faccio un'altra. Molto parlato da Discord due volte. Questo cos'è? Che ragazze con l'autismo. Ok. Uomini con l'autismo. Va bene. I'm a fucking donkey. Madonna, sono stupido. Tutti sti meme mi stanno facendo venire un brain fart. Ecco, appunto. Allora, siamo circa agli ultimi meme. Qua la situazione è più grave del previsto, povero mio caro spettatore. Tipo io che gioco a Fortnite. Oddio, ma quanto santo. Cazzo è, sono anche bravissimo, tra l'altro. Anche Stumble Guys. No, ma che cazzo, vi prego, questo non lo toccherò mai in vita mia, penso. Oh, però ho trovato la leggendaria almeno. Pazzesco. In questa clip, invece, ho salutato Simone. Ciao, Simone. Ciao, Simone. Ok, va bene. Avete, grazie Piero, per il quarto Mr. mese. Mr. Beast, ma non avete ancora sentito. Mi è venuto in mente adesso che Poldo stava giocando a Fortnite. L'altro giorno stavo cazzeggiando un po' tra una live e l'altra. Tipo, ogni tanto schippo, me le guardo così. E ero finito in una live di Fortnite di sta tipa qua, che sono entrato e mi ha fatto riderissimo il fatto che uno gli ha scritto: posso giocare con te? E sta qua fa: no, che sfortuna, io gioco solo con i sub, quindi avrei voluto giocare con te, però si può giocare solo con i sub, mi spiace. E io lo dico, cioè, ma che caso, ma... che peccato. Io dico, wow. Do parlare di Mr. Poldo Akmar. Ok, il meme di Mr. Beast ha rotto i coglioni. Ok, questo è letteralmente i miei ultimi 21 anni di vita riassunti in un meme. Ma che cazzo? Alcuni mi lasciano sempre più sconcertato. Io vi giuro, non ce la faccio più. No way, Poldo sliding on the Freebird solos. Questa è una potenzialità assurda. Ammetto che è molto bello, complimenti. Guarda mamma, c'è Poldo. Non andare, figlia, è pericoloso. Mi piace come qua sub di Poldo, chat di Poldo che fanno i meme così, che fanno ridere. La nostra chat è: potete mandare un link su Discord?
No. Vi prego, un video carino. No. Allora, se qualcuno è capace di fare questo meme, lo fa con chat di Poldo che tipo crea il capolavoro chat degli amichetti? No. Grazie, Enderinox, per il nono mese, buon bambino. Oh mio Dio. Non lo sentivo da troppo. No, no, basta. Io vi giuro, mi pento di aver fatto quell'improvvisazione. Basta. Sono stato condannato. Tutti sti meme sono andati fuori controllo. Comunque i miei video finiscono sempre totalmente a caso. Ma perché? E che cazzo ne so io? Suka. Vedi, era la sedia! Vedi che non la voce uguale, su che l'ha detto sedia! Il Mao. Senti! Sempre totalmente a caso, ma perché? E che cazzo ne so io, su... Vedi! È vero, è vero, era è vero! Sedia! Era sedia! Vedi che non la roba uguale! Ragazzi, magari comunque... sono gemelli di lunga data. Magari fanno sesso assieme. Due punti di vista della stessa questione. Sì. Beh, di solito con i parenti si fa... Sudoku. Comunque ragazzi, dato che Totta non capisce un tubo, purtroppo, dato che il suo internet sta esplodendo, vada con Dios. Non sono diventata completamente asociale, avevo molta difficoltà a comprendere. Totta vede tipo frame. Povera Totta. Il video che skippava avanti e indietro e lei e Bertrand ogni tanto parlavano, ma in realtà non li non capiva niente bene. Quindi ho vissuto l'ultima ora della mia vita nella più totale confusione. Ma la vera domanda domani come fa? Ah, domani torna a Milano. Ok, sono stupido. Domani torna a Milano, Totta, quindi siamo a posto. Prima di chiudere, Leo, dimmi un numero da 1 a 20. Raida Poldo. Lo sto preparando, non è ancora partito. Sarebbe stato molto bello se sì, infatti. Partito, però avendolo fatto prima era dai, era Leo, dimmi il numero da 1 a 20. 73, 12. 10! Ah, cazzo, c'ero quasi. Andate da Poldo e diteli... Aspetta. Il conto che ha fatto con il Zelda, tornava. Berta, puoi parlarmi anche? Non lo so. Berta, smetti di mettere oddio, il cibo pesce. Era qualcosa talent. Non lo so cosa ha fatto con Kendall. No, aspetta, non Kendall. Buon anno, come si chiamava il suo canale? Non lo so! Era Kendall o Keledan? Keledan. Forse Keledan. Keledan. Ok, andate tutti da Pold e chiedeteli com'è andato il contest con Keledan. Sì. Mi raccomando, è importante. Ci vediamo domani. Neanche un'ora di live. Non è vero. Non è vero. Su YouTube, anche su YouTube. Non se non ci segui su YouTube, punto esclamativo YouTube. No, anzi, punto esclamativo gaming, è una bugia. Ciao! Guardateci Poldo e chiedetevi del contest. Bye bye! Ah, devo terminarla io la diretta. Ciao. Sì.